Radio Tele Gallura presenta Microscopio. Microscopio. Fatti e personaggi della settimana. Fatti e personaggi della settimana. La libertà di Radio Tele Gallura di raccontare il territorio in libertà. Saluto ai nostri telespettatori, benvenuti a questa puntata di Microscopio di oggi, 23 luglio, siamo al penultimo lunedì del mese e come avete visto dal titolo parliamo ancora di crisi comunale e società civile. Nella crisi comunale, poi vi presento gli ospiti, ne stiamo parlando esattamente dal 18 giugno. Dal 18 giugno abbiamo iniziato ad affrontare questo tema con diversi ospiti. Abbiamo avuto ospiti i capigruppo, abbiamo avuto ospiti anche i diretti interessati alla crisi comunale. Il 2 luglio è stata ospite Anna Paola Isuni con la sua Verità e anche con la sua conferenza stampa. Successivamente è stato presente la Verità di Andrea Biancareggio dal 9 luglio, anche lui presente, oltre che con questa trasmissione, anche con la sua conferenza stampa. Lunedì scorso invece abbiamo avuto le due verità a confronto, sia Andrea Biancareggio che Anna Paola Isuni, assistiti diciamo dai loro opinionisti, e si sono confrontati civilmente qui in questi studi, e non è che le cose siano cambiate più di tanto, né d'altra parte avevamo farle cambiare, perché ci vorrà sicuramente del tempo, ci vorrà altro, non lo so. Oggi invece, come abbiamo annunciato lunedì scorso, sono presenti per la società civile Paolo Sanna del Comitato Civico Essere Cittadini, Tiziano Grassi, presidente del Circolo Mazzolari, che peraltro è stato presente con il suo vicepresidente durante l'incontro fra sindaco ed ex vice sindaco ormai, e Antonio Masoni, blogger. Ho detto bene, ciao Antonio. Hai detto benissimo. Allora, c'è pochini oggi gli ospiti, no. Si scusa intanto la presidente della Confcommercio, Elisabeth Vargiu, che per motivi di lavoro non può essere presente. Si scusa anche Daniele Carbini, che sempre per motivi di lavoro non può essere presente a questa trasmissione, ma si sono detti disponibili e una volta che escono. D'altra parte, beato quando si lavora, insomma, ecco. Sono assenti invece, devo dire, altre tre che noi pensavamo di poter ospitare, dei quali però mi hanno detto di non fare nemmeno il nome, perché preferiscono in questo momento non prendere posizione, non perché siano, questo lo hanno detto, più amici dell'uno o dell'altra parte, quanto piuttosto perché neanche loro saprebbero come uscire da questa situazione che è complicata. Quindi io ringrazio doppiamente gli ospiti che ho di fronte a me per aver accettato di venire a parlare, di farci sentire la loro opinione. Se poi avessero la soluzione in tasca, convochiamo immediatamente Anna Paola Isuni e Andrea Biancareggio, li metteremo tutto a telecamere accese di fronte alle vostre soluzioni, quindi non lo so. Quindi parleremo della crisi, però parleremo anche di sanità, ve l'avevo già preannunciato, così come l'ho preannunciato a tutti. Perché parlare ancora di sanità? Cioè, perché parlarne finché ce l'abbiamo,
la sanità a Tempio, perché potremmo anche perderla o non averla nella misura in cui ne avremo necessità. Non risolveremo niente, potremo solo lamentarci, però potremo dire di aver lanciato anche un allarme, e chissà che su questo allarme, io non ci credo molto, possa succedere qualche cosa, perché pare che entro il 30 di dicembre le decisioni prese, che qualche anima buona mi ha passato la cartellina di quello che dovrà succedere, entro il 30 dicembre tutto è fatto e può darsi che ci troviamo con un'infermeria anziché un ospedale del territorio. Comunque andiamo piano piano. Grazie. Allora, Paolo Sanna, lei è la prima volta che viene a parlare di questo argomento, anche se poi in privato o qualche volta ne abbiamo parlato. Come vede lei la situazione? Beh, chiaro che non è bella quando... Glielo chiedo come presidente del comitato, certo. Non come membro della commissione... della commissione edilizia, no, non commissione edilizia, no, no. Cosa, della rigenerazione urbana. Ma parliamo anche di questo. Però arriveremo anche a questo, sì, insomma. Sì, ecco. Sì. Anche perché sono appena reduce sì, da un incontro di rigenerazione urbana. Non mi veniva il termine. Allora, sicuramente è una... il fatto che sindaco e vice sindaco si siano trovati su sponde opposte dopo 3 anni di dichiarata collaborazione senza problemi, sicuramente non fa bene alla città. Non fa bene alla città soprattutto perché le motivazioni vere che poi sono venute fuori non hanno niente a che fare con la città. E qui si pone, secondo me, un problema serio. È quello della compatibilità tra dover pensare alla città, voler pensare alla città e quindi candidarsi per gestire una città, con quelle che poi sono le ambizioni politiche di ciascuno. È chiaro che amministrare una città non è semplice, comporta anche decisioni impopolari. Il sindaco spesso ci dice che lui deve essere il sindaco di tutti e deve tener conto delle necessità, delle opinioni e così via. Però è evidente poi la difficoltà con la quale anche cose ovvie che vanno fatte poi vengono fatte se dietro c'è il retropensiero della perdita di voti. Allora è vero che è un pensare forse idealistico, ma se si va ad amministrare una città, e questo vale secondo me per tutti e due, sia per il sindaco che per il vice sindaco, col retropensiero poi di doversi candidare a un'altra posizione per cui ho bisogno del consenso, in qualche modo non riesco a fare bene il sindaco e il vice sindaco, perché non prenderò le decisioni utili alla città, perché cercherò il consenso di tutti, e il consenso di tutti è impossibile da ottenere naturalmente, e quindi a qualcuno dovrò dispiacere. Alcuni consensi potrebbero essere fuori dalle norme, per esempio. Ne approfitto per un inciso, c'è stato un simpatico siparietto oggi col sindaco, perché lui mi ha un po' tirato le orecchie molto garbatamente, perché non sorprendentemente non ha gradito molto l'articolo che è comparso sugli interventi in Piazza De André. Ci siamo spiegati anche molto bene, ma lui ha ammesso assolutamente, ed è di questo parere, che le situazioni di non rispetto delle norme che poi hanno creato questo problema, in particolare il condizionatore piazzato in bella vista in quel muro in granito,
Ecco, per informazione di tutti esiste... Solennizzato da quella... Solennizzato, cioè che avrebbe dovuto essere mascherato da quella infrastruttura che è stata creata, ma in realtà l'ha messo ancora più in evidenza, perché se uno prima non lo vedeva, adesso è sotto gli occhi di tutti. Il problema qual è? Si è cercato di trovare una soluzione, io spero bene, perché io non ho motivo di non credere a quello che mi ha detto il sindaco. È una soluzione provvisoria che in qualche modo maschera un illecito che andrà rimosso. Perché? Però chiudiamo la parentesi, a me no, mi interessa. Poi chiudo. Sì. Però vede, dov'è la difficoltà? È chiaro che la difficoltà dell'amministratore che ha altre cose per la testa è proprio quella. Un amministratore che non avesse avuto idee di andare in regione e così via, penserebbe al bene della città, farebbe applicare le regole e sarebbe meno preoccupato. Lui ha la consapevolezza piace, di doverle piace, far applicare, però invece c'è il retropensiero inevitabile della perdita di voti. Del resto, voglio concludere, anche chi ha protestato, perché alcune scelte non gli andavano bene, in piazza e così via, ha usato, secondo me, parole molto significative, perché ha scritto su Facebook: sapremo a chi dare il voto alle prossime elezioni. E questo a casa mia si chiama voto di scambio. È reato. Rovesciato. Sì, rovesciato. È uno scambio, voto di scambio sì. Rovesciato. Perché è voto di scambio del reato se sono io che ti dico accetto un illecito purché tu mi voti. Però è altrettanto grave che il cittadino si aspetti ti voto il favore. Se mi fai fare l'illecito. Esatto. Perché se andiamo avanti a colpi di favori, questa città non andrà mai avanti. Si lega bene comunque con l'argomento che abbiamo, crisi comunale. Visto e considerato che lei l'ha visto da poco, quando lo diciamo oggi 23, poi quando lo vedrete nelle repliche sarà già da qualche ora e poi da qualche giorno. Comunque, mentre andiamo in diretta, l'ha visto qualche ora fa. Sotto questo punto di vista avete avuto modo di parlare di questo argomento della candidatura, della crisi comunale? No, non abbiamo avuto modo di parlare di quello, però secondo lei la rigenerazione urbana potrebbe essere disturbata da questo cambio di guardia? Ma per assurdo no, perché il sindaco che ha ammesso che finora o non l'ha seguita affatto o l'ha seguita proprio di striscio, a questo punto ne ha fatto una creatura sua. Per cui, dove prima c'erano rallentamenti, perché chiaramente non c'era l'unitarietà di azione della Giunta, è trasparente a tutti, adesso in questo momento è diventato molto utile invece realizzarlo rapidamente. Per cui la dotazione finanziaria è stata addirittura raddoppiata, è passata da 100 a 200 mila euro più 40 mila che sono del decoro urbano, e si sta cercando di accelerare i tempi per poter spendere questi soldi e fare finalmente quello che finora non si è fatto. Si sono ripuliti i muri davanti al vecchio ospedale, si sono ripuliti e si stanno ridipingendo i muri a Manzone lì alla rotatoria, no? Si sono cominciati a levare finalmente vecchi vasi dalle strade e si continuerà. Questo sì, questo è tutto partito, ma c'è un'accelerazione su tutto e noi come, torniamo lì, come rigenerazione urbana, nonostante poi, ripeto, non ci troviamo sempre in assoluta sintonia come nel caso dei rilievi che come comitato abbiamo fatto alla situazione di Piazza De André, però stiamo dando la massima collaborazione al sindaco, non per lui ma per la città. Perché nel momento in cui il sindaco fa le cose che servono alla città, noi siamo alleati con lui e ci stiamo veramente impegnando, gli stiamo dando tutte le nostre competenze. Non fa parte della crisi, ma ne approfitto della sua presenza. Il chiodo fisso di alcuni, della maggior parte, rigenerazione urbana mi pare che siate i più, è di togliere le auto dal centro storico. In altri centri, Sassari, Olbia, lo stesso Cagliari, ma rimaniamo in Gallura, Olbia, ci sono riusciti alla grande, incuranti delle proteste.
sinceramente, mi risponda sinceramente, si riuscirà davvero? Sarebbero tanti i problemi del centro storico, cartellonistica, vetrinistica, eccetera. Però togliere le auto dal centro storico, convincerci che non è necessariamente utile o più possibile arrivare fin sull'uscio di casa o del negozio nel quale stiamo andando, sarà possibile? Si riuscirà? Si riuscirà nel momento in cui un'amministrazione comunale penserà al bene di Tempio senza retropensieri. Sono sempre convinto che è così, perché non è che i nostri amministratori non capiscano, è sotto gli occhi di tutti. Che adesso, prima di iniziare la trasmissione, ho visto stava ancora andando in onda l'intervista a Gero Grassi, no? Che è venuto qui il 30 per parlarci, per darci notizie allucinanti su quella che è la verità sul caso Moro, no? Bene, sia durante la conferenza che anche durante l'intervista che è stata fatta qui da parte di Giampaolo Meloni. È una trasmissione, le dico subito, che ha suscitato molto clamore. Certo, molto clamore. Non poteva non suscitarlo. Bene, io vi posso testimoniare, poi l'ha detto in trasmissione, che quando lui è arrivato, io sono andato a prenderlo all'aeroporto di Alghero di notte, siamo arrivati in albergo che era mezzanotte e mezza. Quindi non ha potuto vedere Tempio. La mattina sono andato a prenderlo presto, gli ho detto: prima di andare al centro convegno alle 10 ti faccio fare un giro per il centro di Tempio, vedrai una città di pietra che secondo me può essere paragonata, se opportunamente modificata, alle città della Toscana o dell'Umbria. Lui mi ha subito educatamente fatto notare che lui conosceva alla perfezione ogni angolo d'Italia, anche perché quello che è venuto a fare da noi è stato il suo 551esimo intervento che faceva sull'argomento. No. Poi siamo entrati nel centro di Tempio. Mi ha guardato e mi ha detto: primo, che cavolo ci fanno queste macchine parcheggiate qua? Qui voi non dovete fare niente, è tutto pronto, dovete solo togliere. Togliete le macchine, togliete i cavi elettrici e telefonici, togliete i condizionatori. Avete finito, diventate una delle città più belle d'Italia. Detto da lui che Tempio non l'aveva visto mai. Dopodiché svoltiamo l'angolo da Piazza Gallura, perché volevo fargli vedere una parte caratteristica di Tempio, e ci troviamo la strada bloccata da dei signori che stavano installando l'ennesimo condizionatore fuori norma. Mi ha guardato, l'ho guardato, che dovevi dire? Andiamo che dobbiamo fare il convegno. Andiamo che dobbiamo fare, il convegno. Va bene, poi vuole aggiungere qualche cosa rispetto a... No, ho parlato troppo. L'ho distratto. Passiamo adesso a Tiziano Grassi, presidente del Circolo Mazzolari. E il vostro vicepresidente è stato nostro ospite lunedì scorso, certo. Mario Medda, che avevo scelto come mio opinionista. Lei come vede questa crisi? Allora, voi siete un circolo culturale. Certo, certo. Noi, voglio dire, siamo un circolo culturale. Non potete esimervi, però. E abbiamo un dovere, perché noi siamo sorti qui a Tempio come circolo culturale per fare in modo non di parlare in astratto di cultura, ma di una cultura che sia legata al territorio. E quindi ci siamo interessati dei problemi anche di Tempio, sicuramente. E devo dire che, ecco, come circolo culturale noi ci sforziamo di portare una cultura del cittadino informato, del cittadino formato qui a Tempio. E sicuramente noi abbiamo anche fatto alcune richieste all'amministrazione comunale perché a un certo punto si facciano attività culturali di un certo rilievo, e noi le stiamo facendo. Questa crisi, secondo noi, è una crisi, voglio dire, che è ingiustificabile dal punto di vista dell'interesse del cittadino, perché quando il cittadino si domanda: ma il programma a noi interessa, non ci interessa le diatribe, le guerre intestine dei politici. In realtà qui appunto c'è stata una diatriba e uno scontro incredibile su qualcosa che al cittadino di Tempio poco interessa. E io
Sono andato anche alla conferenza del sindaco. Ecco, pensavo che parlasse di cose concrete, di programmi, di attività. E invece, così, ha cercato di arrampicarsi un po' sui vetri, cercando di difendere quel poco che era difendibile, ma in realtà, voglio dire, di programmi, di qualcosa che non era stato fatto, e il motivo per cui non era stato fatto non è uscito in realtà. È stata una cosa molto fumosa, un politichese che dava le colpe agli altri, ma lui, voglio dire, è il sindaco, è il primo cittadino, dovrebbe essere colui che negli anni scorsi doveva tirare il carretto. E come mai? Vuol dire allora che non c'era collegialità all'interno della giunta? Ecco, queste cose, se non, secondo noi, non funzionano. È una cultura che va riformata, una cultura della politica che va riformata, una cultura della politica che deve mettere al centro il cittadino e come politico essere il servizio al cittadino. E invece purtroppo queste cose non si stanno realizzando. Queste persone dovrebbero un momentino domandarsi il perché il programma non abbia funzionato. O era troppo elevato o era un programma che non era concordato all'interno della giunta, probabilmente. Altrimenti, voglio dire, qualcosa si sarebbe fatto. Viene anche da chiedersi perché improvvisamente un programma che andava a rilento ha questa accelerazione improvvisa. Certo, viene da chiedersi. Certo, l'accelerazione viene fatta su qualcosa che però deve apparire. Che deve apparire, perché c'è tanta altra cosa che non appare, perché il servizio al cittadino non è soltanto sulle cose che appaiono, che sono buone, positive, il fatto di aver tolto certi cartelloni sui certi muri, cose del genere, il fatto di voler abbellire, questo è positivo, però voglio dire, ci sono tante altre cose che interessano ai cittadini che non stanno ancora andando avanti. Io ci tengo che Tempio sia una bella città. Si parla di Tempio, città della pietra, ma io vorrei parlare di Tempio, città delle pietre vive, perché quello che mi interessa particolarmente è che i cittadini stiano bene nella loro città e quindi l'amministrazione deve preoccuparsi del benessere dei cittadini, che è anche estetico, per amor del cielo, ma che deve anche riguardare tante necessità dei cittadini. Io dico sempre che se una città è a misura di bambino e a misura di anziano, è una città ideale. Ecco, noi dovremmo cercare nei nostri programmi dell'amministrazione comunale, in tutti i programmi che si costituiscono per realizzare qualcosa, sia centrare il discorso dell'essere per i cittadini, in particolare i bambini e gli anziani. Creare dei luoghi in cui le persone si possono ritrovare senza barriere architettoniche, con possibilità di trovarsi insieme e che l'amministrazione comunale si dia da fare su queste cose che sono veramente importanti, il servizio del cittadino e in particolare del bambino e dell'anziano. Comunque si stavano prospettando con Rigenerazione Urbana delle cose non impossibili, non irraggiungibili, perché ci sono città e paesi anche da noi, Agius, certo. è l'esempio, che si possono realizzare. Sicuramente. Quindi basta averla veramente in testa, basta metterselo in testa. Quindi c'è sicuramente qualcosa, qualche meccanismo che lo impedisce. Sono questi meccanismi che ci amministra, che ci sta amministrando e che andrà ad amministrare, dovrà necessariamente toglierseli dalla testa e dovrà soprattutto confrontarsi con la città. Un confronto che finora purtroppo non c'è stato, benché promesso, ma questo glielo certo, no, ma è una delle cose che a livello culturale io ritengo siano importanti, perché è una cultura della partecipazione. Questo l'abbiamo fatto notare al sindaco, che perché lo ha una cultura della partecipazione vuol dire che i cittadini
possono esprimere opinioni non alla fine della legislazione, ma durante. Prima e durante. Io ad esempio provengo da un'esperienza cittadina da un'altra parte dell'Italia, in cui si sono costituiti i comitati di quartiere, e i comitati di quartiere vengono interpellati dalle amministrazioni che si succedono, e quindi si succedono quindi amministrazioni di diverso colore, ma comunque i cittadini si sentono vicini, perché l'amministrazione va nei singoli quartieri e sente proprio la popolazione. La popolazione. Ad esempio sul bilancio, il bilancio partecipato, anche questo è una cosa importante. Quali sono le priorità da mettere in un bilancio? Non è soltanto un ristretto gruppo di persone che tra di loro litigano per avere uno di più e uno di meno sulla loro parte, ma a un certo punto ci devono essere delle priorità che devono essere costruite insieme ai cittadini. Questa è una cultura politica che a Tempio manca. A Tempio non siamo dei sudditi, non vogliamo essere dei sudditi che sono amministrati, vogliamo essere dei cittadini che vengono ascoltati. Cittadini amministratori, insomma. Esatto. Cittadini amministratori. Fare un comitato per il bilancio io la vedo difficile, anche perché non lo so poi come ha funzionato. Non è un comitato per il bilancio, cioè l'amministrazione comunale va nei quartieri, sì. E parla di bilancio, okay. E parla delle scelte che fa. Dopo il bilancio che abbiamo visto approvato a dicembre scorso, anche se è stata approvata a dicembre, poi sono arrivate batoste, ma certo. Entreremo in un discorso troppo lungo. Certo. Continuiamo a rimanere sulla crisi. Antonio Masoni, blogger. Intanto grazie Angelo. Figurati. È un piacere. Blogger è colui che ha diciamo una testata web o che scrive. È una testata web, uno spazio web che non meglio definito testata giornalistica, perché non lo è. È uno spazio diciamo interattivo che poi ha la sua massima diffusione attraverso i social, che sono i meccanismi di comunicazione. Massima diffusione e anche massima importanza, sì. Perché molte volte si ha più il polso della situazione, sì, è più... anche di un quotidiano, di un assolutamente, giornale. Assolutamente, si è sempre sul pezzo, come si suol dire. È anche immediata, certo. Cioè il giornale legge l'articolo, certo. Poi o ti incontrano, o ti scrivono, o non ti scrivono, certo. Affatto. No, è un sistema divulgativo che poi attraverso i social ha la sua massima diffusione, perché non è inutile negarlo, sono i social che poi alla fine ti danno i risultati, nel senso di ingressi. Pensavamo diciamo di avere a livello... altra gente, altri blog. Sì. Però preferiscono in questo momento. No, io diciamo che sono uno dei tanti, per sì. Carità, uno dei tanti che ha che sta qua, cerca di essere dentro le problematiche della città, soprattutto, anche se il mio raggio d'azione è un pochino più vasto, è un po' un territorio più esteso, definiamo dell'Alta Gallura, giusto per dargli un nome. Poi sì. Sei anche all'interno di notizie che alcune volte non tutelato, diciamo, non ho nessun tipo di tutela, che certo. Non tutelato ti devi tenere dentro, ovviamente Angelo, certo con molto rimpianto, cioè, e rammarico, certamente con un giornale non è che il giornale ti spara qualunque ti notizia, autorizzi a però. Sparare qualunque cosa, però diciamo che alle spalle te le senti un tantino, esatto, quindi a volte un tantino più protetto. Tu sai, capisci benissimo, perché ho capito che cosa mi stavi chiedendo, e tu sai benissimo che io certe cose non le posso neanche raccontare, assolutamente tirare fuori. Per quanto riguarda la crisi ecco. molto brevemente, no, succintamente. Prima di una tua cosa volevo partire con una domanda, sì. Per te sulla crisi, cioè siamo usciti da entrambe le conferenze stampa che sono state fatte, sia da Anna Paola Isuni che da Andrea Biancariddu, ci siamo guardati in faccia e ci siamo detti ma, cioè, non soddisfatti né con la spiegazione dell'una né con la spiegazione dell'altra. Assolutamente. Ma forse non per secondo me, poi me lo spieghi tu, non per mancanza di spiegazioni, quanto piuttosto perché
non è, non sentivamo che non, è, non c'erano le motivazioni vere. Allora, non c'erano. Io sono, non so se ho colto benissimo, sono abituato ultimamente a scrivere un qualcosa che mi giunge dall'esperienza. In realtà esistono quattro verità. Tu, presentando Anna Paola Isoni, hai detto una verità, la verità di Andrea sarebbe la seconda, e poi c'è la terza verità, che è quella che di solito viene fuori da un giornale, e poi c'è quella quarta verità, che nessuno saprà mai. Io mi baso su quella, perché credo che dal punto di vista sia di Anna Paola che di Andrea, entrambi hanno detto delle verità. In qualche modo alcune cose sono appurate, però poi sui giornali se ne leggono altre, e poi c'è quell'altra verità che nessuno conoscerà mai, che è fatta di altre ragioni e spiegazioni che nell'uno e nell'altra ci hanno dato. Io non lo stavo augurando, tant'è che privatamente con entrambi ho parlato, ma nessuno si è voluto azzardare ad andare oltre, diciamo così, quei dettagli che magari si riesce a farli incastrare e a definirli meglio e anche a renderli più comprensibili alla gente. Diciamo che non è per pura curiosità, che non è per pura curiosità che si vogliono sapere. Sono semplicemente un po' in disaccordo per poter giudicare le cose. Con quanto diceva Tiziano, io credo che la gente sia molto interessata in realtà a questa cosiddetta diatriba, come giustamente l'ha definita lui, sia molto interessata, perché in realtà un po' è il nodo cruciale che ci aspetta per i prossimi 2 anni, perché abbiamo ancora 2 anni di amministrazione, non sono mica pochi, sono 2 anni con dei lavori da portare a termine, con questo progetto. Con dei soldi da spendere. Con dei soldi da spendere, che in qualche modo adesso di quelle funzioni se ne occupava l'ex assessore ai lavori pubblici e vice sindaco Anna Paola Isoni, e adesso se ne stanno occupando altri, quindi sono dei lavori interrotti che in qualche modo disturbano, quindi non è che non ci interessano i problemi e le diatribe personali, perché quelle diatribe personali poi sono i nostri problemi futuri, quindi in realtà a ricaduta ne stiamo pagando tutte le conseguenze. Io erroneamente un giorno, parlando di rigenerazione urbana, la chiamai rigenerazione umana, sbagliai proprio e scrissi rigenerazione umana. In realtà ce ne sarebbe bisogno. Paolo, facciamo un altro giro su questo argomento, la crisi, cercando di essere chiari anche con la gente. Sì, volevo prendere lo spunto intanto da una cosa che ha detto Tiziano, che secondo me è molto importante, poi come comitato civico viviamo di questo, ed è ricordare agli amministratori che amministrano una città che non è che una volta che ha vinto le elezioni può fregarsene dei cittadini, no? Il colloquio con i cittadini deve essere continuo. Noi questo lo avevamo chiesto a tutti e tre i candidati sindaco, in una partecipatissima riunione da Giordo, che era zeppo, c'erano 500 persone, la gente in piedi. Al Cinema Giordo. Al Cinema Giordo, e tutti e tre i candidati, spintaneamente direbbe qualcuno, perché erano stati spinti, non potevano non dirlo, hanno promesso di incontrare la popolazione. Addirittura Biancarello ha detto una volta al mese. Questi incontri con la popolazione non vanno intesi come uno o forse due, no uno, perché secondo era la risposta a Anna Paola Isoni, quindi ne ha fatto uno, che è rimasto a metà. Non vanno intesi come ennesimo momento in cui raccontare quello che ho fatto, non è questo. Negli incontri con la popolazione l'amministratore ascolta, non parla, perché deve sentire le esigenze. Da quel punto di vista mi è piaciuta molto quell'esperienza di Corbetta, in cui ci sono i comitati di quartiere che parlano con l'amministrazione. L'amministrazione spiega le idee che ha, per esempio, per il bilancio, e riceve indietro commenti e suggerimenti. Paolo, ti interrompo. Allora, questa forma di fare politica, perché anche questo è fare politica, è quando voi siete nati. Quando è nato il comitato civico, mensilmente invitava il sindaco, invitava un assessore, invitava, cioè nel tempo, e si facevano i confronti, confrontavate su quello che era stato chiesto un mese prima e su quello che non era stato fatto, sul perché, sulle motivazioni e su altre problematiche che... Poi però
questa caratteristica si è persa, un po' perché già dopo alcuni mesi gli assessori improvvisamente il giorno della riunione erano sempre impegnati. Sto parlando anche dell'altra amministrazione. Sì, per l'altra ci è voluta qualche anno per disamorarsi, per questa qualche mese. Sì, sì. Sì. Beh, però guardi, io ricevo, è bellissimo ricevere i complimenti da parte dei sindaci degli altri centri. Saranno ospiti, se Dio vuole, lunedì prossimo. I vari sindaci degli altri centri mi dicono: meno male che esistete, voi siete una gran fortuna per la città. E io rispondo: sì, perché non sei il sindaco mio. Perché noi siamo molto graditi a quelli che non ti amministrano, perché noi siamo ovviamente scomodi. Però la scomodità nasce anche dal fatto di non riuscire ad avere un colloquio continuo, perché tra l'altro non vorrei che fosse mal interpretata, il comitato civico non ha nessuna velleità di rappresentare i cittadini nei confronti dell'amministrazione, ma neanche per sogno. Sarebbe bello che l'amministrazione parlasse ai cittadini, non semplicemente a un comitato civico, perché poi con la partecipazione entusiastica che i tempiesi hanno ai comitati, capirai, no? Sì, tanto, sì. Tanto non ci viene nessuno, va avanti tu che a me viene da ridere, no? Più di una volta a me mi fermano, dice: sai, ci sarebbe da dire, da fare. Dico: beh, vieni, parliamone. Ah no, io no, vai tu che già ti sei esposto. Questo è il tempiese. Beh, io sono tempiese, me lo dico addosso, questo è il tempiese. Lo sappiamo benissimo com'è la situazione. Ora però, quindi volevo notare quello, sarebbe bello che un'amministrazione parlasse con i cittadini, perché lavora per i cittadini, è espressione dei cittadini e il suo interesse deve essere il bene del cittadino. Il problema è che per fare questo bisogna avere la mente sgombra, e vorrei tornare di nuovo all'argomento iniziale. Se io non ho la mente sgombra da retropensieri, se io non ho altre finalità, io non ho paura di confrontarmi col cittadino, perché sicuramente ne sarò arricchito. Ma se invece lui mi chiede di impegnarmi su cose che mi potrebbero dare fastidio, per esempio da un punto di vista elettorale, e la cosa non mi è più gradita. Qui bisogna capire che si confonde la partecipazione col consenso. Noi chiediamo partecipazione della città all'amministrazione. Il consenso arriva se te lo meriti e se mi dai fiducia. Mentre dalla parte dell'amministrazione si ragiona più in termini di consenso. E il consenso te lo devi guadagnare. Invece lì c'è la ricerca. E allora il consenso come? Con la condivisione. Dove condivisione in realtà, condivisione è una bellissima parola, quando non vuol dire non do torto a nessuno, così non scontento nessuno, ma si sa che non scontentare nessuno. E poi volevo dire anche un'altra cosa che manca, non è esattamente legata alla crisi comunale, però stiamo allargando un po' il discorso. E mi volevo rifare una cosa che aveva segnalato proprio Mario Medda nella trasmissione di una settimana fa. Manca un osservatorio permanente che abbia il punto della situazione. Se voi chiedete ai nostri amministratori quanti occupati ha Tempio, quanti disoccupati ha Tempio, non lo sanno, ma non lo sa neanche l'ufficio di collocamento. Perché, questo ve lo dico perché, 3 anni fa, durante trasmissioni di Microscopio che preparavano quei vari candidati, no? Si discuteva delle elezioni, proprio Mario Medda aveva fatto una domanda del genere. Ovviamente nessuno dei candidati ha saputo rispondere, ma Mario Medda la risposta non è che se l'è trovata, ci ha lavorato 2 giorni per averla, parlando con i sindacati, tutti e 3, parlando con l'ufficio del lavoro, parlando con questo e con l'altro, per avere un'idea. Nessuno aveva mai fatto un ragionamento del genere. Ora, se tu non sai come è occupata la tua gente,
quali sono i punti forti e i punti deboli della tua situazione lavorativa? Come fai a dare un futuro a questa città? Purtroppo non c'è questo. Questo non c'è. Ma non c'è anche per un altro motivo. Perché il consenso in fase elettorale, e qui torno all'altro argomento spiacevole che segnalavo prima di atteggiamento del cittadino, solo falsamente è dato sul programma. Perché i programmi che ci presentano sono tutti belli. Poi dopo 3 anni scopriamo che non sono stati attuati. Ma perché? Perché c'era disarmonia all'interno della giunta, così. Ma forse semplicemente perché non erano poi dei programmi con azioni così vitali per la città. Perché in realtà programmi veri, io cosa so, cosa direi? Cioè, cos'è la cosa più importante per Tempio? Per esempio, è risolvere il problema dell'ospedale, del tribunale, del della decadenza di questa città. Beh, alla fine voi provate a pensare solo cosa vorrebbe dire avere un collegamento con Olbia che ci consentisse in 20-25 minuti, cosa possibilissima, di collegarsi. Non esiste più problema. Non esiste problema del tribunale, non esiste problema dell'ospedale, non esiste niente. Tempio può diventare quartiere buono di Olbia. Perché la distanza non c'è più. Mi guardava male Masoni. Perché no? Perché io olbiese devo farmi casa a Olbia col clima che ha, col rischio di essere alluvionato, così via. E se io in 20 minuti raggiungo un punto a 600 metri d'altezza, con l'acqua buona in mezzo al verde, io mi sarei fatto casa a 600 metri d'altezza e non a Olbia, anche se il mio lavoro è Olbia. E sapete cosa vuol dire? Vuol dire che le scuole le fanno a Tempio, che spendono a Tempio, che anche i negozi di Ci stiamo Tempio. allargando molto, ci stiamo un po' allontanando, sì, ecco, Richiudo attorno richiudiamo. a quello che volevo dire. Però questo vuole anche dire che anche in sede di elezione i cittadini non devono votare in funzione del favore che si aspettano, dei piaceri. Quella è una cosa da medioevo. Se noi ci aspettiamo il piacere da chi va, saremo sempre suoi servi, saremo sempre succubi. Scusate, ho usato una parola che non volevo usare, non la trovavo, cancello servo. Però saremo sempre succubi, perché anche i cittadini non si esporranno, perché potranno dare fastidio al principe che poi al momento giusto non mi farà il favore. Se non usciamo dalla logica dei favori ed entriamo in una logica di crescita totale della città, La non ne città non usciremo migliora, mai. la città La non città migliora. continuerà a decadere. Comunque, a proposito di progetti e programmi, e poi passo a Tiziano, poi Antonio e poi parliamo di sanità. Mi piace anche sottolineare il fatto che è scomparsa l'Imbara, Ah sì, è scomparso Renaggio. Cioè, assolutamente. Renaggio ogni tanto ne parlano, però da quanto tempo se ne parla dell'Imbara? E non si farà certo in questi 2 anni. Sposa illibata, che Sì. nessuno però mai impalma. Ma perché È dietro non Renaggio, c'è, non c'è. Renaggio. Posso dire, ma perché Prego, dietro non c'è prego. Ma la cioè, non sto dando motivazione colpa a finale? questa No, amministrazione. ma no, è cosa vecchia. È cosa... Io, Ma tanto se per non ricorda il dare suo, colpa a lo questa ricorderà amministrazione. sicuramente, i suoi Sì. convegni Ma certo, sia a Renaggio, ricorda. sia alla Pausania Inne Quello sull'Imbara, che è sull'Imbara. l'unica volta che i sindaci si sono L'unica parlati volta che si sull'Imbara, sono non si parlati, sono visti poi più. non si sono più visti, Più, attenzione, più, non è colpa più. sua, Certo. evidentemente non ci si crede alle cose. Deve essere chiaro, non sto dando colpa a questo, sto dando colpa anche a questa amministrazione, ma non solo. Perché se noi avessimo avuto in passato amministrazioni che avessero avuto chiaro quale doveva essere il ruolo di Tempio, non avremmo fatto costruire un impianto trattamento rifiuti all'ingresso di Tempio, sulla strada, bello in vista. Continuo a chiedere, Chianciano ce l'ha sulla strada d'ingresso? San Pellegrino Terme ce l'ha lì? Montecatini ce l'ha lì? Ce l'hanno, ma bello nascosto. Questo vuol dire che non si è... E attenzione, quando è stato fatto l'impianto rifiuti, Tempio aveva già messo il cartello, Tempio Pausania Terme. Impianto di trattamento rifiuti all'ingresso.
Vi rendete conto? Cioè non c'è progettualità. Siamo stati per anni che chi arrivava era accolto dalla puzza di, quelle, sì. di, quel, di quell'impianto. Allora, Tiziano, anche a lei per chiudere sulla crisi, cosa si sente di dire? Io mi auguro che questa amministrazione in questo piccolo lasso di tempo rinsavisca un po' e mette in atto il programma che era stato scritto ai suoi tempi, almeno nella parte che è più importante per il cittadino, cioè cose che riguardino l'abbellimento del cittadino, della cittadina, come diceva Paolo precedentemente, attraverso quei progetti di rigenerazione urbana e metro cubo zero, ma anche con attività che riguardino, come dicevo prima, gli anziani e i bambini. Ecco, fare dei progetti mirati affinché il centro di Tempio diventi un centro vivibile e frequentato, con meno macchine, con meno senza macchine preferibilmente, cioè senza barriere architettoniche evidenti che ci sono ancora adesso, con una idea di tempio che sposi la parte, voglio dire, turistica con la parte anche occupazionale. Le due cose possono anche andare assieme. Cioè si deve credere a Tempio come città che ha una vocazione turistica. Questo dovrebbe essere importante, quindi l'amministrazione dovrebbe cercare di fare il possibile, anche attraverso manifestazioni culturali di un certo pregio, non tante piccole cose, tanto per dire riempiamo un po' di attività varie, ma con un certo, ad esempio, abbiamo il discorso di Fabrizio De André, perché non istituire un, e noi lo pensavamo come circo culturale di farlo, però abbiamo bisogno anche dell'amministrazione comunale, di un premio città di Tempio per quanto riguarda Fabrizio De André, con qualcosa che a un certo punto rimanga anche nella cittadinanza il senso e il valore. Beh, qualcosa si faceva qualche anno fa, l'avrebbe con Massimo De Sena, come si chiamava Antonio? No? Carta d'annata. Carta d'annata. Carta d'annata, sì. C'è stato un concorso letterario. Era già sempre quello un bel premio. Sì, sì, però voglio dire l'amministrazione comunale non sovvenzionava più di quel tanto queste cose. E quindi io dico che l'amministrazione comunale dovrebbe essere, per l'amministrazione comunale, centrare il discorso di fare anche qualche attività culturale, di premi culturali per la città. Va bene, voi siete associazione culturale. Certo. Vi possiamo invitare, datevi da fare anche voi. Sicuramente. In qualche modo. Antonio, per chiudere, chiudiamo sulla crisi, insomma. Sì, assolutamente. Allora, io ho seguito intanto la tua trasmissione con Andrea e con Anna Paola e ho colto nelle parole di chi prima citava Paolo, cioè di Marino Medda, il senso compiuto di quello che è, secondo me, il cammino da intraprendere, cioè quello in qualche modo di avere una visione comune di territorio, guardando anche Olbia. Non sono d'accordo con Paolo quando mi dice Tempio quartiere di Olbia, non perché io debba difendere o tutelare l'identità. Beh, quartiere residenziale ci può anche stare, però manteniamo Tempio e manteniamo Olbia. Sì, sì, senza. No, non vorrei essere frainteso. Ho capito, dicevo così. Ora ho colto. Cioè, ora la parte bella di Olbia. Sì. Certo. Cioè, Tempio certo. Diverso, non so come dire. È il discorso cruciale, Paolo, era proprio quello che dicevi tu e che diceva anche Marino, la strada. Cioè, con una strada di collegamento, tanti di quei problemi che sono venuti fuori in questi anni. Il famoso ponte. Il ponte in senso simbolico, come legame, definito Mario Medda, sì. Lui, sono perfettamente d'accordo. Io spero, per chiudere, per quanto riguarda Anna Paola e Andrea, che insomma, finite le elezioni regionali, che saranno credo a febbraio del prossimo anno, febbraio-marzo, pare di sì. Abbiamo ancora un altro anno di attività amministrativa. Sì. Io credo che sia più importante in questo momento. Non dico loro due, perché a quanto pare sembra abbiano sposato Anna Paola in modo particolare la sua candidatura, e Andrea dovrà un po' suddividersi tra quella che è l'attività amministrativa da completare con ulteriori deleghe che nel frattempo si è sobbarcato, e quella che sarà la sua candidatura.
Quindi lei è ottimista per entrambi? Io praticamente non sono ottimista per quanto riguarda le elezioni. Dice che entrambi saranno... No, io credo che proprio non saranno... Non saranno. Giocare con due o tre possibili candidati, al momento sono tre, poi non so se ce ne saranno ulteriori, significa fare lo stesso gioco al massacro che è successo nel 2016, se non, 14, cioè quando ci furono 12 o 13, 13 candidati. Erano tutti quanti qua seduti, mi ricordo ancora 13, molto. 13 candidati. E alla fine, insomma, a parte considerazioni personali su qualcuno di loro, devo dire che alla fine il risultato è stato quello che ci si attendeva. E penso che attualmente con la nuova legge elettorale sarà forse anche peggio. Ancora peggio. Immagino che sia solo un danno. Va bene, e prima di passare alla sanità voglio tornare un attimo da Tiziano per una cosa che lei ha detto, che è solo una cosa che mi fa venire in mente una cosa simpatica, cioè Tempio deve diventare nuovamente città a vocazione turistica. Allora, è un termine questa vocazione turistica che da qualche anno è scomparso, non parliamo più di Tempio città a vocazione turistica, ne parlavano i vecchi politici, i nuovi non ne parlano. Io ricordo che allora era vice sindaco il povero Giovanni Azzena e il giornale mi incaricò di fare una pagina intera proprio su Tempio città a vocazione turistica, quindi intervistai gli operatori, intervistai gli amministratori, intervistai tantissima gente, ognuno con il suo fottino, allora il giornale era un lenzuolo, non era nel formato attuale, e andai da Giovanni Azzena nel suo ufficio su da vice sindaco. Se Giovanni, devo fare questo, secondo lei Tempio è una città a vocazione turistica? Assolutamente sì, Tempio è una città a vocazione turistica in tutto e per tutto. Attenzione, con una piccola precisazione, ma roba da poco. A Tempiese il turista piace farlo, non riceverlo. Quindi ha detto tutto. Quindi, va bene. Era per sorridere prima della tempesta. Prima della tempesta. Allora, sanità. Sanità, intanto della crisi comunale, ne parleremo lunedì prossimo, lunedì 31, con alcuni sindaci del territorio che con qualche reticenza, con qualche paura si prestano, però io vorrei i sindaci, non per parlarmi di Anna Paola o di Andrea Biancheredo, con tutto il rispetto, quanto piuttosto se è possibile unificare il territorio e vedere cosa, ecco, ho anticipato un po' quello che sto preparando per lunedì. Allora, le lamentele sull'ospedale di Tempio, sui disservizi, ma più che sui disservizi, sulle carenze dell'ospedale di Tempio, del Paolo Dettori, ormai sono all'ordine del giorno. Antonio, tu ne ricevi tantissime, io dal mio canto ne ricevo tantissime, non per quello che siamo, ma per quanto rappresentiamo, o tu con il tuo sito, io con il mio giornale. E ci si trova alcune volte veramente di fronte a cose assurde. Ti trovi di fronte ad un reparto che non ha una garza per fasciarti una ferita, ti trovi di fronte ad un medico che si trova a dover andare solo in ospedale, solo in sala, ad un chirurgo che deve andare solo in sala operatoria assieme all'anestesista. C'è tutta una serie attese lunghissime al pronto soccorso, e non per demerito degli operatori, quanto piuttosto per demerito di un'organizzazione che fa acqua da tutte le parti. Certo. Io in questi giorni ho cercato di capirne qualcosa, non ci ho capito molto, però vi dico che cosa sono venuto a sapere, lo dico a voi e lo dico ai telespettatori. Allora, i servizi sono SC, la struttura complessa con un direttore. Poi esiste la struttura semplice dipartimentale con un responsabile che però non è il direttore.
Allora, l'ATS Sardegna ha pubblicato, ovviamente non lo potrete vedere da casa, ha pubblicato una tabellina con tutti gli ospedali della Sardegna e nella sede, diciamo, lo vogliamo inquadrare da questa parte? Perfetto, grazie Silvia. Allora, io lo tengo fermo. Ci sono tutti gli ospedali della Sardegna, io ovviamente mi sono segnato quello che riguarda Olbia, e da lì è possibile, da questa tabellina che dovrebbe essere approvata entro il 31 dicembre, grazie, è possibile sapere se c'è qualche telefono che suona da qualche parte. È possibile, dicevo, sapere da questa tabellina quali sono le strutture complesse che ospiterà quell'ospedale e le strutture semplici dipartimentali. Ovviamente in questo momento Olbia e Tempio hanno due direttori, uno è il dottor Fenu per Olbia e l'altro è la dottoressa Grigu per Tempio. Ecco, da dicembre non sarà più così, non sarà più così. Tempio non avrà più nessun direttore, non avrà più nessun presidio e ci sarà solo un direttore ad Olbia. Medicina ad Olbia, allora, la farmaceutica ospedaliera è prevista solo ad Olbia, la farmacia. Il presidio invece, il presidio come struttura complessa di cardiologia, il presidio sarà solo ad Olbia. Sto parlando di direttore, questo significa che l'ospedale di Tempio piano piano sparisce. Medicina invece avrà una struttura complessa e altre due strutture semplici. Una sarà ad Olbia, una sarà a Tempio e l'altra alla Maddalena. Oncologia con un posto letto ad Olbia, struttura complessa recuperata, e chiuderanno quindi la struttura di Tempio. Poi c'è la chirurgia, qui mi dovete aiutare, dunque la chirurgia generale, Olbia come sede, mentre ci sarà la chirurgia dei sargeri, come si pronuncia? Dei sargeri, così, che è ad Olbia e a Tempio funzionerà solo dalle 8 alle 20, senza ricovero, quindi non ci saranno nemmeno posti letto. O Torino, abbiamo una a Tempio, ma adesso è in procinto di essere trasferito ad Olbia, tant'è che lo schema che vi ho fatto vedere a Tempio, per Tempio, questo è al 30 dicembre di quest'anno. Quanto accadrà al 30 dicembre di quest'anno? Non so se sto riuscendo ad essere chiaro. Sì. Quindi al 30 dicembre o Torino a Tempio non ci sarà più? No, adesso è operante a Tempio, però è in procinto, proprio è in procinto di essere trasferito. Ad Olbia ed è una struttura che si trasferisce ad Olbia. Medicina, accettazione, ci sarà a Tempio la struttura semplice e poi ad Olbia. Radiologia non ci sarà più e viene spostata sempre ad Olbia. Questi sono solo alcuni esempi. Allora, abbiamo come dipartimenti 35 dipartimenti che sono praticamente fissati ad Olbia.
con l'aggregazione di alcune strutture da parte di Tempio. Strutture complesse sono invece 51 e 110 non ospedaliere. Quelle non ospedaliere, mi spiegavano, sono per esempio la lungodegenza, la neuroabilitazione, un'altra serie di servizi. Entro il 31 dicembre. Tutto questo avviene, questo depauperamento, entro il 31 dicembre. Un depauperamento che io ho cercato di enunciarvi nelle voci più importanti, quelle che potrebbero colpire di più, potrebbero impressionare di più, che però sono importanti, insomma. Volevo chiedere a voi cosa ne pensate e che cosa... Paolo, voi sapevate, no, sapevate di questo? Assolutamente no, noi sapevamo di quello che era stato dichiarato al successo e anche recentemente avevamo letto di rassicurazioni che dicevano che io in realtà vedo la coppia di questo, c'erano così delle cose, sembrava che quello che era stato promesso lo scritto sui giornali sarebbe stato mantenuto perché le carte erano andate a Roma. Non ho capito, è chiaro che questo infatti, smentisce... Infatti anch'io ero fermo a quella notizia. Questo smentisce totalmente che Roma non avrebbe tutto. Approvato, cioè non avrebbe cancellato. Quindi, nulla. Più che commentare, io vorrei capire a Tempio cosa rimane. Rimane medicina, poi... È dura, sì. Ortopedia, medicina, rimane la dialisi. Ortopedia rimane. Rimane il laboratorio. Ortopedia, glielo dico subito, aspetti un attimo, sto cercando. Ortopedia, Olbia, sì, ortopedia sono... Sì, rimane. Rimane, sì. Per cui, insomma, è una specie di... Diciamo che è una sorta di cronicario... più interventi d'urgenza, una sorta di grande infermeria che poi smista... Si chiama poliambulatorio. Dove? Poliambulatorio. Bravo, io non trovo le parole. Antonio? Ma forse sei a conoscenza, io questa vicenda la sto seguendo dal 2012. Cioè da quando praticamente si iniziò, no, questo non ce l'ho, questo documento, però sulle note della TS c'è un po' da stare, poi magari ne parliamo. No, parliamo subito. Cioè, te lo dico subito, cioè le note della TS, adesso non so se quello è un documento effettivo o se risulta una proposta, perché se risultano delle proposte è tutto da discutere. No, non è una proposta. E quindi se è una nota effettiva, mi devo dare atto che è molto peggio di quanto pensassi e di quanto sapevo. Dicevo, proprio per sintetizzare, la vicenda la sto seguendo dal 2012, da quando sotto il governo Cappellacci si iniziò a parlare di questo che sarebbe poi diventata la riforma della rete ospedaliera. Posso dirti, Angelo, che ci ho messo almeno una settimana per leggere tutto il decreto Valduzzi, che è poi la legge base sulla quale si fonda la nota riforma anche in Sardegna della rete ospedaliera. È illeggibile, è incomprensibile. Quindi... Ce la spiegava a noi Loddo, il sindaco Loddo. Esattamente, quando... è giusto a lui che volevo arrivare, perché sì. Grazie a lui che certe incomprensioni, che ovviamente erano normali per chi non ha questo linguaggio proprio così, insomma, spiccio e a portata di mano, è stato lui a chiarirmi tanti di questi aspetti e soprattutto questi acronimi, questa abbondanza di acronimi sì, che c'è attualmente, sì. Dove anche Angelo prima diceva SC perché dice struttura complessa, non si dice struttura, si dice SC, così sì, è sì. Per tutto il resto. Quindi gli acronimi che in realtà stanno a significare che c'è molta complessità e si vuole nascondere, si vuole velare, mettere sotto ghiaccio qualcosa in modo tale che sia del tutto comprensibile. Nel 2013 inizia, 2013-2014, Angelo non ne ha memoria quanto me, inizia l'avvertenza qua a Tempio, in qualche modo il popolo dei Lucchetti e tutte le cose che ne sono seguite fino all'attuale situazione. L'attuale situazione è pessima, ne ho conoscenza diretta, ho parlato anche qualche giorno fa con alcuni medici. Ecco, ho trovato ostetrice e ginecologia. Non erano al corrente. Non c'è a Tempio. Non c'è. No, già il fatto stesso sì. Che noi abbiamo una situazione stand-by proprio in ginecologia ostetrice la dice lunga, sì. Perché in realtà saremmo in grado di riprendere il servizio
al 100%, ancora invece non viene ripreso il servizio e non se ne capiscono i motivi. Io ho voluto capire i motivi. Chiusa con la scusa di mancanza di medici. Ma in realtà i medici ci sono. Perché adesso ci sono. Un medico di vecchia data, adesso in pensione, mi diceva che con 4 medici coprivano i 4 turni senza nessun problema, e adesso con 6 medici non si riesce. Ma io mi chiedo anche al TAR cosa ci siamo andati a fare. È stata, diciamo così, il TAR, l'ordinanza, le ordinanze sindacali, sì, emesse da tempi e poi anche dagli altri comuni, sono servite, in qualche modo rientrava nelle facoltà di un comune farlo, sono servite per dire ripristiniamo il servizio. Sì, ma io sto parlando male dei comuni, attenzione. No, ci mancherebbe altro. Alla TS? E il TAR in qualche modo, quando la TS è superiore al TAR. La TS non è superiore a niente, però i poteri di chi gestisce la sanità in Italia, attenzione, non parliamo solo di Sardegna, sì, questo è un discorso che riguarda tutti. Leggevo proprio stamattina del Rizzoli di Bologna, che ha avuto un calo impressionante di ricoveri, e la sanità in Emilia Romagna era il fiore all'occhiello dell'Italia, un calo impressionante di ricoveri perché va tutto a finire nel privato. Certo. Il disegno del Mater Urbe, che ancora non è ancora nato, di fatto c'è ma non è ancora nato ufficialmente, comporterà ulteriori danni. Ecco, forse questi sono quello che tu hai letto poco fa, dovrebbero essere i risultati dopo che il materiale entra in funzione, perché quello ci si aspettava qualcosa di drammatico, non in questi termini, francamente mi ha sorpreso molto. Non pensavo mai che la chirurgia non facesse più interventi di natura complessa, lo si sa, che stia per diventare un day surgery, e che vuol dire poi day hospital in qualche modo, cioè in un giorno vai via, non si ricovero, questo vuol dire, e che sabato e la domenica si chiude come in qualunque ambulatorio praticamente, questo era già risaputo, non è attualmente così, perché stanno finendo gli interventi programmati, come in qualunque negozio, come che qualunque poi negozio. I negozi di alimentari sono lo dicevamo la domenica. Esattamente 2 anni fa, che io avvertivo, guardate che qua si chiuderanno le serrande, e lì dove c'erano le serrande chiuse c'era un giorno un reparto di chirurgia, e sarà così effettivamente. Sembrava un cielo del malaugurio, qualcuno me l'ha anche detto, ma in realtà sta avvenendo tutto. Quando parlai, ebbi la fortuna, Angelo, questo forse non lo sai, di parlare anche con l'assessore Arru. Fortuna o sfortuna, non lo so, per me o per lui. Per me non è stata una grande fortuna. Quando venne a Tempio? No, ebbi la sfortuna di ricevere, o fortuna, dipende, di ricevere una sua telefonata, dove mi disse, guardi che quello che lei sta scrivendo non è assolutamente vero. L'ospedale di Tempio, sto parlando di 3 anni fa, l'ospedale di Tempio non è che l'ospedale di Tempio, non solo. Poi alcune missioni di volontari che andarono lì a Nuoro a rivendicare qualche cosa, promise addirittura l'oculistica. Quindi questo, il caro assessore Arru, che è assolutamente il numero uno di questo disastro, non me ne dicano che non sia lui, è lui. Nella commissione c'era Marianna Bulciulo. Me ne assumo la responsabilità. Antonio, c'era Marianna Bulciulo in quella... Esattamente, Nicola Luciano. Esattamente. E poi loro tornarono trionfanti, perché sì, non solo non ci toccano nulla, ci danno pure l'oculistica. E io fui contento quanto loro, se non di più. L'annunciavano qui. Esattamente. Poi alla fine non è per colpa loro, poverite. Sì, ma quando poi Arru venne qua a perorare la causa del suo partito, legittimo farlo, ci mancherebbe altro, però venne qua a farci capire che noi non capivamo nulla di sanità, che questa, quella che Angelo poco fa ha letto, la sanità moderna, vabbè, allora ci stiamo tutti zitti, siamo degli ignoranti, non capiamo che questa è la sanità moderna, non avere più ospedali, questa è la sanità moderna. Però abbiamo l'elisoccorso, Angelo, sì. Attenzione, abbiamo l'elisoccorso. L'elisoccorso è una cosa grande che hanno fatto, cioè, da ridere per non piangere. Da ridere, allora, sappiate, e chi me lo ha detto è un medico, Angelo, che un volo da Tempio a Olbia costa 3.000 euro di carburante. Addirittura. Olbia, Tempio, Tempio, Olbia. 3.000 euro di carburante. Adesso ditemi dove sta il risparmio. Costi 8 milioni di euro all'anno. Costi esorbitanti. Poi vi dico perché ho voluto parlarne, perché... Stiamo solo dicendo io canto meduli. Esatto. Basta, purtroppo sì, non possiamo fare altro. Questo, però dica. Vorrei dica dire qualcosa anch'io a riguardo del fatto che lì dentro lavorano delle persone e ci sono dei malati. Io frequento l'ospedale come volontario e verifico l'atmosfera che c'è lì dentro,
c'è un'atmosfera di eutanasia. Perché dico questo? Perché, a parte i degenti che si sentono un po' in una situazione di incertezza, ma questo può essere anche perché a un certo punto ognuno vorrebbe l'ospedale a sua misura, come dovrebbe essere, invece non lo è. Ma io vedo anche il personale che è demotivato. È demotivato, profondamente demotivato. Parlando qualche giorno fa con un medico, mi diceva, che cosa possiamo fare noi? Cosa possiamo fare? Addirittura proprio sono quasi ormai lì sul dire, ma tanto ormai succederà. E questo preoccupa. Addirittura giovedì sera ero in ospedale, nel reparto medicina, e mancavano gli operatori sociosanitari. E ho chiesto all'infermiere, ma dove sono? Mancanza di personale. Cioè, io mi domando, in un reparto di medicina dove è necessario, sono importanti gli operatori sociosanitari, ecco, e gli infermieri, mentre facevano la parte degli infermieri, andavano a distribuire i vassoi dei pasti. Sì. Cioè, voglio dire, siamo, e poi un continuo turnover di personale. Personale che l'anno scorso c'era, quest'anno non c'è più. È una situazione veramente fuori controllo. E io sono preoccupato anche perché i nostri politici, quelli che dovrebbero un momentino sentire il polso della situazione, non ci sono. O comunque sia, ogni tanto dicono, ma insomma vedremo, non ci interessiamo. Però la realtà è un'altra, la realtà è che questo ospedale sta morendo ogni giorno di più, e però sta morendo quasi senza far rumore, un po' al giorno, un po' alla volta. E questo, voglio dire, è preoccupante, è molto preoccupante, perché non ci vengono a dire la situazione che lei ha detto poco fa a fine dicembre, non ce la vengono a dire. Ce la troveremo lì all'improvviso. Si hanno chiuso la ginecologia perché mancavano medici e infermieri, adesso che ci sono continua a rimanere chiuso. Un po' alla volta diventa eutanasia questo. Paolo. Che vuoi dire? La situazione purtroppo è quella che sta venendo fuori ed è gravissima. Più che noi come comitato civico su queste cose abbiamo sempre detto, evitiamo di giocare in prima linea perché non possiamo essere in prima linea su tutto, e c'erano movimenti a cominciare dal popolo dei Lucchetti, da quelli che si sono succeduti poi, lo stesso Antonio Masoni che ha portato avanti una battaglia assolutamente meritoria, che hanno ben tenuto alta la lotta e la questione. Quindi da questo punto di vista noi non possiamo che ribadire il nostro totale sostegno verso chi cercherà di muoversi, ma a questo punto l'appello non può che essere al nostro primo cittadino, che sta facendo certamente di tutto. E all'unione dei comuni, i sindaci da soli poco fanno. Ai rappresentanti del territorio, quelli regionali e quelli nazionali, che io non ho mai avuto il piacere di vedere, che si facciano vedere e che portino dove è necessaria la protesta, giocando del proprio, mettendoci questa volta la faccia loro. Non parlo del nostro sindaco, l'ha già fatto tante volte, gliene do volentieri atto, che ci mettano la faccia coloro che noi abbiamo eletto a rappresentarci, sia a livello regionale come territorio che a livello nazionale, ma ci mettano la faccia personalmente, fuori delle logiche di partito, sperando che serva a qualcosa, anche se il timore è che questa morte progressiva, questa eutanasia che dice Tiziano, in realtà sia già l'iniezione
del condannato a morte che sta andando a spegnersi. Io comunque ho voluto portare, inserire questo argomento perché la crisi è importante, voglio dire, però non dimentichiamocene, perché poi adesso ci attende agosto, moglie mia non ti conosco, e chissà cosa ci troveremo, ecco. Ci stiamo preparando a una fine ingloriosa per il nostro... Posso dire solo una cosa, Angelo? È paradossale questa storia qua. Voi sapete tutti che Luigi Arru è di Nuoro, però ha sposato la Tempiese, sì. Quindi in qualche modo avrebbe dovuto avere un occhio di riguardo per l'ospedale di Tempio e per l'ospedale di Nuoro. Beh, sapete quali sono gli ospedali che stanno peggio in Sardegna in questo momento? Tempio e Nuoro. Vabbè. Basta così. No, è giusto una nota di colore, sì, dai, sì, giusto per ricordare a qualcuno. Io volevo ricordare come sta funzionando la politica. Due anni fa è stato chiuso, due anni a questo mese, a luglio, è stato chiuso il centro antidolore di Tempio. Terapia antalgica, numero uno in Sardegna dopo Cagliari. Che era dopo Cagliari. Numeri per prestazioni, sì, per prestazioni, no, ma poi come si dice era certificata, certificata. La seconda certificata della Sardegna. E ho raccontato la storia di una signora che ad agosto gli aveva impiantato una macchinetta vicino alla spina dorsale. Io adesso vado in termini, la spiego. Che ogni tanto gli dava degli impulsi che riuscivano a farla camminare. Un elettromagnete, immagino, sì, che sia stato. A un certo punto questo elettromagnete non stava più funzionando ed era chiuso. Telefoniamo ad Urbia, non lo sappiamo, telefoniamo... No, per farla breve, ad agosto, con il caldo che l'anno scorso faceva, questi hanno dovuto portare questa malata di 82 anni a Cagliari, non dico le condizioni mentali, semplicemente perché cosa? Per cambiare le batterie di questa macchinetta. Sì. Di questa macchinetta. E questo ci dà idea, ed era un reparto certificato a livello regionale che serviva 200-250 persone al giorno. Sì. Oggi è un reparto che non c'è più, chiuso. Va bene, io vi ringrazio, se avete qualche altra cosa da aggiungere aggiungetela, altrimenti vi ringrazio, e ai telespettatori do appuntamento a lunedì 31, quando avremo ospiti alcuni sindaci del territorio che daranno anche loro una loro ipotesi e un loro giudizio sulla giunta comunale di Tempio, comune al quale si guarda, è sede dell'Unione dei Comuni, quindi è comune, diciamo, che comune guida, che piaccia o non piaccia, e poi anche con loro parleremo di sanità, ma solo ed esclusivamente per parlarne. Io vi ringrazio per l'ascolto, ringrazio chi ci ha consentito di andare in onda, Silvia per le riprese, e a lunedì prossimo. Grazie.